La teoria ha spiegato che una persona meditando dovrebbe percepire, capire, comprendere e di seguito anche percepire come ogni cosa viene creata ex nihilo da Dio. Dunque ogni cosa nasce in ogni istante dall'energia divina che lo crea. E dunque, di conseguenza, siccome ogni cosa, la sua sorgente, è nel divino e Dio la crea costantemente, in ogni istante viene ricreata, riproiettata ex nihilo dal nulla totale. Cosa succede? Dunque il cielo, la terra e tutto il contenuto, i contenuti del cielo e della terra sono totalmente nulli alla parola di Dio, allo spirito di Dio che li crea costantemente. E dunque tutto il creato non ha alcuna importanza davanti a Dio. È totalmente nullo come la luce del sole prima che esce dal sole. Quando si trova ancora dentro il sole, lì la luce del sole è totalmente nulla, perché lì c'è l'essenza del sole, che valore può avere un po' di luce, qualche raggio di sole, sa anche i raggi di sole sono molto potenti, possono viaggiare milioni di chilometri e riscaldare le nostre case, eccetera. Nonostante ciò, dentro il sole non hanno alcun valore questi raggi. Perché? Perché lì c'è l'essenza del sole. Stessa cosa, siccome Dio si trova ovunque, tutto il creato si trova all'interno di Dio. Tutto creato è come un raggio del sole che si trova dentro il sole, che è totalmente nullo. Il raggio del sole prende nome, prende esistenza solo quando esce dal sole. Ma il creato non ha un luogo da uscire al di fuori di Dio, perché Dio si trova ovunque. Una volta che l'Alterebbe ha spiegato questo, l'Alterebbe ci fa ricordare un piccolo dettaglio che noi possiamo facilmente dimenticare. Perché purtroppo siamo un po' egoisti, egoisti nel senso che abbiamo un ego molto forte, e la persona dice: sì, è vero, tutto è nulla davanti a Dio, tranne che io. Potrebbe dire subito: no. Veaglio zia damat suomina klal. Una persona non deve farsi escludere dalla regola generale, ma deve ricordarsi che anche il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito e il tuo livello più elevato dell'anima sono totalmente nulli nella parola divina che li crea. Come spiegato precedentemente nel capitolo 20 e 21 a lungo, che ha spiegato la Terebbe lì, un esempio dell'anima della persona, che una parola che questa persona pronuncia, che questa parola viene dal suo pensiero, non ha nessun valore in confronto alla mente, sicuramente non in confronto all'anima. Per cui, se noi permettiamo che nella nostra vita possiamo pronunciare, non lo so, 1 miliardo di parole, 1 miliardo di miliardi di parole, un numero limitato di parole possiamo pronunciare nella nostra vita, esattamente quante, difficile da quantificare. Che valore ha una parola rispetto a tutte le parole che pronunceremo? Nulla. Che valore ha una parola rispetto alla forza della parola che noi possiamo esprimere parole quasi senza fine? Adesso, la forza della parola viene dalle emozioni. Tu parli perché vuoi esprimere un'emozione. Che valore ha la forza della parola rispetto all'emozione? Nulla. Che valore ha la forza dell'emozione rispetto alla mente che genera le emozioni? Anche nulla. Che valore ha la mente rispetto all'anima che dà energia alla mente? Anche nulla. Adesso proviamo a mettere una parola che è stata pronunciata in comparazione diretta con l'essenza dell'anima. Chiaramente che questo è un nulla del nulla del nulla. E così, su addizione, per modo di dire, la parola di Dio rispetto all'essenza di Dio, nulla totale. E dunque tutto il creato che deriva dalla parola di Dio rispetto a Dio è nulla totale, come che non ci fosse. Per cui Dio, dopo prima della creazione del mondo, dopo la creazione del mondo, è lo stesso Dio, non ha cambiato nulla, perché il mondo non ha avuto nessun impatto su di lui. E dunque, chiaramente, anche noi,
Dobbiamo considerarci e percepire che siamo nulli, non esistenti davanti a Dio. Questo è un esempio. Però questo, ogni esempio, specialmente quando viene rispecchiato a Dio, non può essere perfetto. Perché nel nostro mondo materiale non abbiamo le cose che sono comparabili a Dio. E per cui non c'è nulla, non c'è un esempio che sia perfetto a Dio. E dunque, se anche la parola che io pronuncio non ha nessun valore rispetto all'essenza della mia anima, però la parola, una volta che è pronunciata, prende corpo e prende esistenza. Cosa significa? Una volta che tu hai detto una parola, non puoi più prenderla indietro. Questa parola è andata, l'hai detta, troppo tardi. Non puoi rimangiarti le parole, perché questa parola si è separata, è diventata un'entità separata da te. Se tu l'hai pensato ma non l'hai detto, puoi cambiare idea, ci vuole un istante. Puoi smettere di pensare, no, questa è una sciocchezza, non ci penso più. Ma una volta che l'hai pronunciata questa sciocchezza, non è così facile tirarla indietro. Il danno è fatto. È vero, c'è scritto Siagd Chochmashtika, ci mettono nei guai. Invece, la parola di Dio, con cui Dio ha creato il mondo, ha una parola, ma non è uscita da Dio. Perché non è uscita da Dio? Perché Dio si trova ovunque. E dunque è come una parola, nel senso che è un'energia molto limitata, ma è unita a Dio come pensiero. La parola è unita con Dio, ma se fosse un pensiero sarebbe un'energia più elevata. Chiaramente noi diciamo parola pensiero, ma sono metafore. Perché Dio non ha questi organi di mente e bocca, eccetera. Si intende energia divina, che è simile all'energia di una parola, che è un'energia molto limitata rispetto all'energia della mente. E dunque, se la parola divina non si è mai staccata da Dio, dunque la parola è sempre connessa con Dio. E dunque totalmente nulla. Dunque tutto il mondo, tutto il creato è totalmente nullo, totalmente unito con Dio. E questo che dice il versetto. Hen yirat Hashem hi chochma. Qual è il timore di Dio? È la saggezza. Perché per arrivare al livello di timore di Dio che è più elevato, ci vuole la saggezza. Cos'è la saggezza? Il timore supremo è riconoscere che noi siamo totalmente nulli a Dio. Che noi non esistiamo come una cosa separata. Che anche la sorgente della nostra vitalità, che è divina, è totalmente nulla rispetto a Dio. Però questo è un livello alto di timore, di accorgersi che siamo totalmente nulli, che non abbiamo alcuna esistenza, non che io sono nullo, non c'è più l'io, totalmente nullo. Però questo livello è talmente alto che si può raggiungere solo tramite osservando la Torah e le mitzvot, tramite passando per prima per il livello di timore basso esterno. Questo che dice il versetto, è questo che c'è scritto, im en yira en mechokma, se non c'è timore, allora non si arriva a saggezza. Una volta che c'è timore, puoi arrivare a saggezza, che studiare Torah e mitzvot come si deve, e tramite saggezza puoi capire che non esiste nulla oltre che Dio. E allora arriva il timore superiore. Però prima, per arrivare alla saggezza, hai bisogno del timore inferiore. Tutto chiaro? Sì. Perfetto, bravi. La Torah adesso va avanti e spiega che sono due livelli generali nell'amore di Dio. Sì, amore, adesso parliamo di amore. C'è un livello più elevato che si chiama Ahava Rabba, un grande amore. Questo amore è talmente elevato, talmente alto, che non è attenibile tramite le tue forze. Se tu sei arrivato a arrivare a questo livello, a avere questo livello di amore, vuol dire che Dio ti ha fatto un regalo.
Ovviamente se tu Dio ti ha fatto questo regalo perché te lo, e perché sei arrivato a un certo livello, allora Dio ha detto, no, diamogli questo regalo. Ma anche se il regalo l'hai ricevuto per un motivo, che sei arrivato a un livello alto, non è commisurato col tuo livello. Perché il tuo, anche il tuo livello alto che sei arrivato per conto tuo non è commisurabile a questo grande amore. È dunque considerato regalo. Come per esempio io ti chiedo, mi porti un bicchiere d'acqua? Tu dici sì, e poi ti do 1 miliardo. Non è che hai lavorato per questo 1 miliardo. Perché non è commisurato con lo sforzo che tu hai fatto. Terza cosa, questo livello di amore a Varavà è talmente elevato che anche se solo i tzadikim che hanno lavorato tutta la vita cioè, lo hanno, lo ricevono, ma comunque è un regalo, perché non è commisurato lo sforzo. Allora, questo livello di Avarabha riceve una persona che ha il timore supremo, Yirah Ilah. Questo amore è talmente elevato che uno non può pensare di ottenere questo amore da solo senza l'aiuto di Dio. Il secondo livello di timore è un livello più basso, ma si chiama Ahavat Olam, amore del mondo. Perché? Perché si chiama amore del mondo? Perché deriva dalla tua comprensione del mondo, che uno comprende e apprezza come Dio crea e mantiene il mondo in vita, e di conseguenza lui, meditando sulla natura, sulle cose che Dio ha creato, arriva a sviluppare un timore per Dio. Questo timore, per quanto sia elevato, si chiama timore inferiore, perché è un timore limitato quanto la natura che ti ha portato a questo amore. Adesso, il grande amore è un amore che uno proprio ha piacere, gode di questo. Come una fiamma di un fuoco infuocato che sale con forza, con energia. E questo livello grande di grande amore arriva da su regalo a chi è perfetto nel suo timore. Adesso, secondo la Kabbalah, amore si chiama uomo e il timore si chiama donna. Che l'amore è maschile e il timore è femminile. Cosa significa questo? C'è un detto dei nostri saggi, c'è il nostro contesto, c'è un detto dei nostri saggi che dicono che l'uomo deve cercare la moglie, non che la moglie deve cercare l'uomo, è l'opposto, l'uomo deve cercare la moglie. Oggi fanno tutto al contrario, vedi che non funziona. E dunque, una volta che c'è il timore, che c'è l'aspetto femminile, arriva l'uomo e cerca la moglie. Una volta che il nostro timore è perfetto, arriva Dio e ci regala l'amore. Che nella nostra relazione con Dio, il popolo ebraico è la moglie e Dio è il marito. E dunque, il marito cerca moglie, ma per essere moglie prima deve avere timore. Chi ha il timore perfetto, gli arriva l'amore elevato. E dunque, senza timore inferiore, senza timore inferiore, non si può arrivare al grande amore. Per questo grande amore arriva dal livello di Atzilut, che è il quarto mondo spirituale, quel più elevato e che è più attaccato a Dio, che è totalmente attaccato a Dio. E lì non c'è alcuna separazione. E dunque ci vuole il timore completo, che vuol dire un'autoabnegazione completa per ottenere questo amore. Invece una persona che pensa, ah, io sono bravo, io sono studioso, io sono qui, non sono là, vuol dire che non ha abbastanza timore di Dio, perché non è ancora nullo, c'è ancora molto il suo ego, e dunque vuol dire che il grande amore non si può rivelare a lui, Dio non lo cerca. Adesso la Trebbe andrà a parlare dell'amore inferiore, l'amore più basso. Ah, Ahavat Olam, però amore mondano, del mondo. Questo viene da cosa? Dall'approfondimento e dalla percezione che tu hai nella grandezza di Dio, che Dio è illimitato,
che Dio riempie tutti i mondi materiali e spirituali di energia e avvolge tutti i mondi materiali e spirituali di energia, nonostante ciò tutti i mondi materiali e spirituali, tutta l'energia divina, nulla è importante davanti a Dio. E tutto quanto vale come una parola che uno pronuncia nella sua vita rispetto all'anima intellettuale, rispetto a una parola che tu ancora non hai pronunciato. E dunque, come questa parola qui che hai pronunciato, rispetto una parola che hai pronunciato è già una piccola esistenza, una parola che non hai pronunciato, che tu vuoi pronunciare. È nella tua mente che tu vuoi dire questa parola. Questa parola qui, rispetto all'anima, zero totale. Perché una volta che la pronunci già si esprime, non puoi più andare indietro. Ma prima che l'hai pronunciata, solo vuoi pronunciarla, è zero totale. Tutto il mondo, tutta l'energia divina che crea tutti i mondi in materiale spirituale, è zero totale rispetto a Dio. Che tramite questa meditazione si espande l'amore per Dio. L'amore che c'è nel tuo cuore, l'amore che c'è nella tua anima, e dunque va a sradicare l'amore che noi avevamo per le cose materiali e commutare questo amore in amore per Dio. Sarebbe dire che l'amore che c'è dentro il nostro cuore, la anima divina, si espande dalla parte destra del cuore, che è la parte dell'anima divina, e va a prendere la parte sinistra e va a conquistare il pensiero e l'azione. Sarebbe a dire di non godere di nulla, di nessuna cosa, né materiale né spirituale. Non amare niente, non usare niente se non soltanto Dio. Che Dio cos'è? La sorgente di vita. La sorgente di vita è tutti i piaceri materiali, è Dio. Che tutte queste cose materiali sono totalmente nulle a Dio e non hanno alcuna importanza e non hanno nessun rapporto, nessuna relazione, nessuna relatività. Come che non ha nessun rapporto il zero totale rispetto alla vita eterna? In questo modo tutto questo mondo materiale non ha nessun rapporto rispetto a Dio. E dunque quando uno si accorge e medita su questo può divergere il suo amore, il suo timore, i suoi sentimenti dalle cose materiali che gli interessano, l'amore, il lavoro, eccetera, eccetera, e concentrare tutto sull'amore di Dio, perché Dio è l'unica cosa da amare veramente. Come c'è scritto nel versetto, Mili Bashamai, chi ho nel cielo? E con te non ho usato nulla nella terra. Sarebbe dire che Dio, Davide Amer dice che io non cerco niente né nel cielo né nella terra, non ho nessun interesse né materiale né spirituale, solo fare la tua volontà. Uno magari si comporta bene, fa studia la Torah, fa mitzvot, perché per dopo 120 anni andrà in Gan Eden, ci avrà una bella villa e si farà la bella vita. No, non ho nessun interesse né nel cielo né nella terra, solo soltanto fare la volontà di Dio.